Coach Lero, verifica importante per la selezione pugliese 2001 in preparazione del trofeo delle regioni. Arriva adesso il Gran Gala dell'Umbria, una tappa importante anche perché permetterà ai pugliesi di confrontarsi con rappresentative di pari livello. Assolutamente sì, abbiamo la possibilità di verificare ancora il lavoro che è stato fatto da Termoli a oggi e quindi con il grande lavoro che abbiamo fatto in questi mesi e quindi anche con la possibilità di vedere quanti più ragazzi possibili. Quali cambiamenti rispetto al Molise, al torneo del Molise che è stata l'ultima apparizione di questa rappresentativa? Allora, l'obiettivo principale è quello di poter portare in un contesto diverso da quello che è l'allenamento, quindi un contesto di partita, ragazzi che magari non hanno avuto la possibilità di farlo prima, quindi poterli verificare in ottica di partita, individuando quelli che sono chiaramente poi i più pronti e quindi poter selezionare quelli che sono poi i 12 che parteciperanno al trofeo. Quali le caratteristiche di questa selezione rispetto al passato, se ve ne sono di peculiari? Ovviamente una delle caratteristiche principali, velocità, immaginiamo. Assolutamente sì, anche perché dal punto di vista fisico diciamo che abbiamo dei ragazzi che sono abbastanza allineati da questo punto di vista, magari rispetto a grosse fisicità che possiamo trovare in altre regioni. E quindi diciamo in linea di massima cerchiamo di proporre una pallacanestro abbastanza veloce, abbastanza dinamica, cercando di coprire quanto più possibile gli spazi prendendo vantaggi in contropiede, quindi proponendo anche magari un'aggressività difensiva che ci può permettere poi di recuperare palloni e andare velocemente in attacco.